Hi guys, welcome back to my lessons. Ciao a tutti e bentornati alle mie lezioni di inglese. La lezione di oggi si svolgerà sulla differenza tra for e since. For e since sono due particelle molto importanti in inglese e spesso confuse che indicano la durata di un'azione, da quanto un'azione si sta svolgendo. C'è spesso confusione su quando utilizzare l'una e quando utilizzare l'altra. Spero che con queste slide vi sarà tutto più chiaro. Dunque, quando si utilizza for? For si utilizza con un periodo di tempo imprecisato, ad esempio con for 5 years, for a week, for a month, for hours. Si può utilizzare sia con il simple past che con il present perfect, come nella frase she has worked in this factory for 3 years. Ella ha lavorato in questa azienda per 3 anni. Quando invece utilizziamo la particella since? Since si può utilizzare solo ed esclusivamente con i tempi composti, quindi con un present perfect o con un past perfect, più un momento preciso. Since si utilizza infatti con since this morning, da questa mattina, since last week, dalla scorsa settimana, since yesterday, since 1999, dal 1999. Si può utilizzare in una frase ad esempio come I have worked here since 1980. Io ho lavorato, sto lavorando qui dal 1980. Quindi, come fare a capire se utilizzare for o since all'interno per esempio di una verifica o di un testo di grammatica? Se c'è un momento ben preciso, che può essere una data specifica, un anno, o appunto quella parola yesterday che vuol dire ieri, si utilizzerà since. Mentre se c'è un periodo meno preciso come weeks, months, ok, o hours, si utilizzerà invece for. Spero di esservi stata utile con questa breve spiegazione e vi ricordo che se volete fare lezione con me potrete contattarmi direttamente sulla mia pagina Facebook, sul mio sito internet e venire a trovarmi alla Scuola di Milano. Altrimenti possiamo fare lezioni anche tramite Skype se abitate lontani, o vi ricordo che potete acquistare il mio videocorso completo di inglese. Troverete tutte le informazioni nella descrizione a questo video. Ad ogni modo, thank you very much for watching and have a nice day. Bye! Bye.